e grazie di essere venuti al secondo appuntamento teatrale con la nostra compagnia. Il tema di questa esilarante commedia è il successo, la promozione pubblica in un campo piuttosto delicato, la politica. Intorno al protagonista, che si prepara a suo malgrado a un'intervista decisiva con una giornalista difficile da accontentare, ruotano vari personaggi caratterizzati magistralmente dall'autore della commedia Luciano Lupi. Una moglie ambiziosa, le donne sono così, una sorella a dir poco originale, e lo vedrete voi, un collaboratore sempliciotto ma molto devoto, una cameriera in troppo intraprendente, un consigliere comunale che ha il difetto di essere troppo onesto, una fotografa timorosa ma molto curiosa. Se poi aggiungiamo al tutto un'antica cassapanca scozzese, ed è, signori miei, il cocktail, diventa veramente esplosivo. Preparatevi. Buon divertimento. Occupas de postura e ti devi segnare questa
mettila giù. Ah, ma che bella giornata, eh! Poi ma, allora chi proprio è mica capire? La Bruna, l'NH della maneta. È un bel programma politico, le due basate sulla centralità della famiglia e sulla sacralità degli affetti nei confronti di una società moderna che sta cancellando tutti i valori. Tira mica fuori quei programmi politici, eh! Ah, allora ti devo dire che nel momento più sei importante, quando mi sono risulta i più della ribalta, mi facessi vedere che con una carta truffata. E no, la Bruna magari vexi. La Bruna è la mia bandiera. Senti un bel Alberto, ti fa quel che ti dovrete. Ma se in che per colpa della Bruna non perdi quel trenchi, mi sto che più spettacolare. Guarda, che la dichiarazione che da un eterno è ripetuta in che. Ma fanno il bamba, dai! Che pensi bene un perché del nostro matrimonio. A te ti interessava da me la posizione della mia famiglia. A noi i tuoi appoggi, i tuoi legami. Ma in che? O te riesci a fare quel che te sei, o niente andare in un'altra parte a cercare quel che verrei. Ti come minaccio? Lei è una bis. Ti cerca di far andare più scosto. Ti stai andando da intertrice. Domanda Dolores. Bruno, ma ste che fa stavolta? La voleva dare un elisir. Ma non è un elisir, è una pozione. E gli andava via due per quel. Duma per quel? Bruna, perché te che dice no al tuo fratello? Cosa te mi stai? Non posso, sono dei componenti che devono restare segreti. Per tua conoscenza, in roba che sei per guardare al supermercato, eh? Beh, ma stavo mica bene, era la funzione. Le facile a dire, ma molto difficile a fare. Perché era legata a letto con tutte le mie buca! Cosa? Penso bene, sono stata obbligata a farlo. Ma ti è dedicata a letto? Una volta non voleva, si è ribellata, di brutto. Ma certe persone hanno dei pregiudizi sulle lineate di noi illuminati. Ma te per mica legata a letto? In certi ospedali i dottori lo fanno sempre. Ho capito, ma è un'altra roba. Va bene, va bene. Ma lei adesso? Ma lei è scappata via e pensi proprio che la turbe la più? Mi dispiace per lei. Non si va molto lontano quando si prende a pedale la fortuna. Bruna, le chi un mente adesso? Se siti giù e ti spieghi meglio. Ma le morroidi! E chi come ti fai a sapere? Uffa, non te lo dico, tanto tu non mi crederesti. Una bella pozione. No. Se preferisci degli altri vini. No, grazie, va benissimo, va benissimo. Come vuoi, tanto il sedere è tuo. Né più né meno. Mamma mia. Che ora il giace. Andrà a comprimarmi, senti. Ma Giulia, ma dico un po'. Me la facevo a sapere di me. Poi, ma che sei che ti amo di chi vuoi che mi assume la fila di es a meraviglia? Ma fammi ingari, dai! Prima che cercate senta giù e che si salta sui metti in piedi di lui e questi mica sintomi del male cuore, eh! Adesso, la roba che sei buttata e tu la sistema su per tua sorella. E già mi tocchi la vita. Chi? È fortunato. Ma che si è? Ma chi lei se te lo? Mi sono cosa faria per ti, guarda. Quante mani? E il par che te beva. E mi si nata a capire perché. Di noi mi vecchia figlia e pensa che te ama. Che lei le unica c'ha pa' la missione politica come una missione proprio fraternitaria. Dei nostri bidà, dai, che le tu non farò che ignoranza al massimo livello. Lei adesso, che in più nessuno che preoccuparsi della vaga. Giulia, chiamano la mia sorella in scia. Ma se la chiami in più cici? Giusto, ma dite la chiami in un tono un po' ironico. Ah, de boh, ma allora secondo te mi duari a credere che la Bruna la sia una vera maga. Ma fammi un piacere, dai, telefono al fortuna.
le vecchie strutture. Ciao, Fortunato! Sì, sì, senti, sì, che bisogna dire, che mola più scorso, mola più scorso, da sapere. Venchi, che bisogna dire, dai, va bene, va, e ti aspetti, Ciao, ciao. Bene, la dica è tra colleghi. Senti un po', ma ti stai dicendo l'intervista? Che ho trovato la soluzione per mica fa se ti per tanto tempo. Se farà l'intervista in giro per la casa. Perché ti sarà la giornalista che intanto che si gira per la casa e in giardino, si potrà parlare a me. Sì, ma la dica che sarà anche un po' poca. Giusta, ma te che ti sarà che ti fa piacere che la tua casa sia aperta a Twitch. Che ti? Te che niente in ascolto? E il laboratorio della Bruna? Laboratorio? Ah, ma lei giù in cantina, basta mica butta in giù. Ah, beh, sì, e poi, a un più, la giornalista, lei è corrente di studio della mia sorella, e quindi pensi che lavorerà in contratto, come tanti altri. E la che farà una qua domanda? Ma sì. Come ti senti, lei la tua carta vincente sarà no problema. Anzi, la tua la metti in giari, condizione di tua sorella. E questo non può che farci comodo, ti guadagnerà la tua immagine politica. E chi l'è? E mica forse lei su Mingana Maga, Scusa! Oh, ma che sei già qui? C'è una saeta? Quando l'onorevole chi è? Lei nancamò, onorevole! Buongiorno, onorevole! Ciao, ciao! Alberto, ditemi, ciamatisci, specialmente in che? Te sentiste la di la Bruna? Te deve il no, ciamamici! Come lo diciamo? Ma ciao per nom! Darà un tono più sei democratico, Ma, te buon, come dici? Te deve! Ciamo per nom! Vabbè, sì, onorevole, Alberto! Ricordi bene, mi raccomandi. Sì, Alberto, ma gole date il tì? No, adesso, larghe sbigatronde, oi. E invece il garisù. Fortunato, ti devi chiamare per nome e date il tì. Ma giù! Se vuoi dare una certa immagine di te, ti devi far credere, devi sapere, mica pur mai, che devi dimostrare che quei che lavora in conti, in tonis, ti sei buono. Ma me a mis dell'onore. Ciao e pace! La Debbie l'ha detto, vi altre vedite ti e si qui a mis, le già. Va bene, scura. Non tu, sei a mis. Minca tu mo a mis. Ti, ti sarei un suo amis più sei fidato. Allora, Alberto! Deve essere eletto a Roma. A Roma?
Proprio! Anzi, vi rivesto più secciato. Se io te mi combini con quei pastis, mi te li spedissi a voi del sul scala della chimica comunale a vita. Va bene, sono spacciato. Ho capito benissimo. Bene, mi fa piacere. Ma, alla fine, me, seguo di qua. Ti, che starei insieme alla Bruna. No, 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 e la Bruna? Quale sarebbe il problema? L'ultima volta che ho stato con la Bruna, e mi metti una fumata per la purificazione. E mi birra giù, tutti i capelli! Dico, te starei insieme alla Bruna e te farei tu quel che la te diserà. Va bene? Te capito? Guarda che schile è un ordine. Sì, onorevole. Alberto, mi sunta Alberto! Ma che cosa? Quanti due? Bacelloni, ti sei incontrato tutta la casa? Ma fortunato, ormai non ci vediamo, eh? Buongiorno, signora. Come va? Dobbiamo tornare a fare i nostri riti di purificazione. Riti di purificazione! Oh, Bruna, guarda che il fortunato è stare qui tutti i giorni. Va bene? No, ma proprio tutto il dì. Sì, tutti i dì. Va bene? Ci sono due esperimenti da finire, ho già un'ideina in mente. Quale già un'ideina in me? Vedrai che dopo ti sentirai un altro uomo. Provare da te. Fai per questo la bella fatica di Dai, dai, cavalli che dici più. Lei la disse che cade in trance.
se spieghi che quando la si trova in pieno stato lì, succede sempre un qualcosa di particolare. Lei la riesce a predire un qualcosa che puntualmente il se verifica. Ma pensa un po', la morte dello zio, l'era più sedela che di chi? Beh sì, beh, ma il matrimonio della mia segretaria. Bella forza! Era logico che il briche che capitava a tira quella lì, alzaria più di si a scappa via! Sì, beh, allora, parlando di tuo regino, stai dice, quanti è perduto? Lei, è stata lei che ti ha fatto qua, dopo che ti aveva cercato per mare e per terra. Magari è stata proprio lei nascondi per farli trovare. Ma stai dice, io regino, in sempre spende la cassaforte. E se sarà la verità, che ti che sei mal disposta a veste lei? Sì, chi te pensi che la Bruna la sia una vera strolega? No, quel no, però una roba ne certa. Quando le prese in lei, si verifica sempre quei costi di particolare. La sempre che le meta, come la va con tuo cusine? E se che sta fermo è il dolore un po' più insopportabile. E fa che va bene. Sente, nel caso che ti sei preparato, o te pensi che sia più se democratico fare l'intervista in Mestaglia? No, guarda. Pure lì si sta qui in sci, bel piede. Però so che se più no... Ma dai, dai, forza! Se tratta di tenere di una quaiureta, camò, per questa tutta la vita, Giulia, guarda, vuoi dire una roba? Mi pare quasi impossibile. Te sai che qua addosso adesso un'ansia come un studentel al suo primo esame? Oh, guarda che forse ti mica capi bene la situazione. Dico! Te che non ti fa un esame ordinario, facile come a 20 anni, in che la tua vita la cavarà la svolta e la dipenderà domani di te? Se la sarai bene. O il pesce? Beh, no, e dunque dipenderà mica come di me. No, bene, per la maggior parte proprio di te. Oh, signore, grazie Giulia, ti sei sempre come da un culaccio. La mia amica va punta sul cavallo perdente. Dimenticavo.
Guarda che bella maniera di comportarsi dopo tutto in quel che fa per te. Si vede che da qualcuno avrò preso. Ten beniamente che sarà minga facile per me di smettere da sta faccenda, Lo so benissimo. Ma questo foglio qui è una bella garanzia per me. Sta sicura che ne riparleremo. Adesso pretendi che ti vada di là e sperenti che tutto vada a meraviglia. Se no, te sei sete in fede la tua garanzia. Stia tranquilla, signora, che oggi farà un figurone. Grazie di tutto, Piccola insolente, ma guarda un po' cosa mi tocca sentire. Me domandi in due andremo a finire. Se pensi che ne sta un po' più contento, quanta la bolina schiavi tu? Calmesi, Giulia, calmesi e tira il fiato. Pensa all'intervista, fa smocciappata la rabbia e fa passare il bus. Oh mamma. Allora. Eccolo chi mi calmerà. Cercavi proprio di te. Senti un po', te che tieni te a Laura anche a voi per niente? Se ne vuol dire. Oh, sveglia! Te deve mantenere con Laura? Con la sua cugnata. Ma no, non sapere se te deve Laura anche a voi per me e per un bel marito. Ma si chiude sì. Allora, con un incarico un po' delicato e affidante, te puoi far per me? Sì, signora. Bene, allora lascio un pensato di preparare al meglio per ti spiegare un discorso. E con la sua cugnata? Ma no, santa pazienza, perché te ne tiene sempre in balla Bruna? Perché ne vuoi continuare con i riti di qualificazione? Sì, e allora? Che mi metti indosso quando ne che bianca! Senta un po', non che indecisi. Che ti tenete sta cadere la Bruna, quindi ecco. Ma Stefetti, è la Bruna, tu vedi? Ecco, che tu non andavi a fare. Secondo, figlia, se rifiora la istanza che pensavi, tu sai che la mia sorella la ganna badante straniera e questa è anche attorno a lui. E allora? Però adesso, va a venire la giornalista e la vecchia di lui che cura la mia sorella, magari la si fanno qui in umana. Oh madonna, magari l'ha aiutata e la venia a sapere che la badante la si è licenziata proprio stamattina. Hai capito? Magari la che farà una qua in domanda e chissà cosa può dargli a Santa Fiera. Oh signora, sei un fregato. Giulia! E minga dica l'ultima parola, se per immediato. E come? Che deve trasformare il fortunato in fortunata. E deve trasformare lui in una badante. Ma dove è? Ma dove è?
mandiamo un discorso. Fa finta di dire che sto mica bene. No. Chissà quanto tempo ti aspettavo. Che sta qui la verna a Roma. No. E poi è anche tanti mesi che si andrei a organizzare, eh. Oh, tutto a posto? Bebù, tutto a posto? Sì, ho fatto come mi hai detto tu e voilà. Ma le spensi in faccia? Ma a dir la verità era un posto di giri. Ha cercato come al solito di tirare la pelle. Ma poi è stata costretta a fare marcia indietro, proprio come mi avevi detto tu. Quella! Ma quanti luci? Quelle vedete un profumo! Un bacino! Dite, forse no la Giulia! E invece no, la conosco meglio di te. Cos'è te ne vedi? Che ho fatto una qualche modifica al contratto che mi avevi preparato. Modifica? Sì, guarda, la cifra è un pochino più alta e ho annullato anche la durata. E lei la firma in stessa. E di volata! Pensa che non l'ha neanche detto, per la paura matta che la piantassi qui sui tuoi piedi. E mi gridavi proprio su quello. Grazie, aiuto! Ma! Mi te l'avevi promesso che la roba qui. Visto che lei è l'unica maniera per avere più scosso. Visto che lei, chi dici, lei che decide e che paga. Certo! Che la politica è proprio tutta una cosa da ridere, per non dire di peggio. Perché? Ma scusa, solo un politico poteva venire in mente di far pagare alla moglie lo stipendio della vita di suo marito. E poi dici, di chi? Di Muri? Nessuno, te dici, nessuno che sa vedere che la storia qui, ma se non sei ruinato. Sai che storia? Basta un buffo. E lui si è ruinato! Beh, per ora nessuno ha mai scoperto nulla! Certo, perché a me mi sono sempre sta controllato. O mai fa nascere un sospetto, o mai tradì l'emozione. Sono sta perfetto! Eccoli qui i due amorosi segreti! Eccoli qui i due amorosi segreti. Cara la mia sorellina, ti già fatto una bella tantunata sto vivendo, I tuoi poteri hanno preso un lapsus, perché mi e lei, se no di amorosi, vera Laura? Cosa? Vera che metti se no l'amanti? Sì, cioè ma... no, noi... Scusa, cosa ti aspettavi che rispondesse? Guarda che non ci vogliono dei superpoteri per sapere queste cose. Lo sanno tutti che voi due siete amanti. Se per dirci. Tutti in italiano uguale a Twitch, come dici tu in dialetto. Tutti. Il giardiniere, il fortunato, tua moglie. Meno male che eri praticamente perfetto. Ma anche la Giulia la sa. Ha preso proprio di sì, è l'unica stupida. Ma non ho mai di niente. Se la conosco bene, aspetterà il momento giusto per farlo. Allora sono ruinato. Dov'è il mio fortunato? Cosa? Allora, svegliati. Dov'è finito? L'entrate là, a preparare, spensi. Per la cerimonia di iniziazione? Sì, per la cerimonia di iniziazione, sì. Vada. Finalmente qualcuno che capisce e che gli darà una mano. Sono ruinato. No, io invece credo proprio. Ma te che sentisse la di la Bruna? È la Santa la Giulia. A parte il fatto che a me ci sarebbe molto da sapere e che bisognerebbe verificare se quello che dice la Bruna è vero, resta comunque il fatto che tua moglie non ti abbia mai detto nulla. Giusto, e perché la mamma è qui? Bravo. A Giulia non conviene far saltare fuori uno scandalo, le conviene far credere che lei, anche se sa, non sa niente. E pensa che è buon che la si incide? Certo, così salva capra e cavolo gli affari e lo
la me pare un po' pirandelliana come ipotesi, e anche un cicinè infunzata. Mettendo che sia come te dice te, mi segua Rifa. Tu? Proprio niente, come se nulla fosse. Se poi le cose prenderanno la direzione giusta, tu sarai a posto. Ma mi sono mica così pure. Ma sì, se riuscirai ad andare a Roma, sarai una botte di ferro. Beh, guarda, sperai che le dica come quella dell'Attilio Rego. No, sperai che te abbia nessun bar. Ma sì, se riesci ad andare a Roma, tu sarai a posto. Piuttosto se sono io che dovrò stare attenta. Guarda, che se lei come te ci senti, della botte ferro, te che stai a capire, sì. Perché andrà ben per tutti. Sì, insomma, tutto dipende da come andrà oggi. La vita è un tema all'occhio. Vuole per farsi una posizione, è studia, è lavora, è rinuncia a tanti roba, e fa tanti sacrifici. Dopo basta due domande in croce e ti sentirai in mezzo alla strada. O il paradiso. Proprio, o il paradiso. Ad ogni modo, ti prometto solennemente che farò in modo che le cose prendano la direzione giusta. Grazie, grazie. Ne tenerei più. Anche nel mio di interesse. Sì, sì, te che ragione. Adesso vado e cerca di prepararti al mio lavoro. Ma buono, Champin, quei mani. È mai possibile che in quel succeda un sanderò? E poi mica adesso mi fa una coincidenza. Forse dovrei dire che è il destino che ti prepara lì. Tutti situazioni pronte. Oppure, che le tutte situazioni e che il destino che ti aspetta al banco. No, no, dai. Tira un bel respiro, bel tranquillo. È già più male la situazione come ti siamo fatta tante altre volte. Forse ti vuoi che le interviste lo pure. È una formalità. E poi, tu senti vero che succede in camo in cuore, dopo tutto quello che succede. Ma sì. Intervista tanto attesa. Giusto. Allora, ti domandi gentilmente,
de suspendre tous tes études et tous tes expériences. C'est tout. Guarda, a me danno fastidio, ma potrei disturbare la giornalista che la deve a fare l'intervista. Dice. E mi diceria che le mie mica rischia. Va bene. Te dice. Va bene. E con me. Per oggi non faremo la purificazione. Oggi studieremo a memoria la formula e domani si farà il rito. Va bene, dai, sarà per domani. Oh. Beh, per dire che in quel corso mondo è fanca a me. E poi del resto era la mia sorella. E poi in fondo è ben lavorato. E quelle vecchie che fa con la gente. Sì, va bene, ma in Köln sarà più difficile per sé. Pare che questa giornalista la sia una bestia nera anche per i politici più sei navigati. Ed è giusto. Perché se la ganna grande notorietà, le perché in sue letture il sanno, che era che fa discutere in sue. Quindi, se per lei mi sono una persona posta, la gente la mi voterà sicuramente. Se tu è svera, i salotti buoni, Roma, la gente che conta veramente. Sei Giulia, ma dite insieme parte fino adesso che mica lui la vita adatta a te. Ma cosa ti vorrei sentire? Vorrei si dire che insomma. Fino adesso le è sempre andata bene, che tu mica la metà. Tira fuori subito che l'idea lì dal cuore. Qua? Quella che se la faccenda la sminga bene, tu restas come prima. Beh, dopo tutto sarebbe mica una tragedia. Te lo devo dire, tira fuori subito che l'idea lì dal cuore. In più, per ti che arriva la scadenza della cambiai, che ti firma quante ne scusa, o te la paghi o l'è finita, già! Tu che il sentimentalismo chi ne frena? E lì ti fa dell'ironia, con me la cava no. Una volta la te piaceva però. Guarda, adesso ti spieghi, una volta per tutte, non c'è che basilar sui don, che gli uomini mai non sia capito. Sentiamo. Quando una donna vuole fortemente qualcosa, la è sempre ad utenila, in una maniera o nell'altra. La può far finta di essere innamorata, la piange o la recita, la fa credere deve essere su un piedistallo, diventando così la personificazione dei vostri sogni. Insomma, in che maniera la ganò importanza, ma il risultato è sempre gli stessi. Gli uomini a fare sempre quel che vuole di donna. Magari è quel che vuole manca lui. No, caro, te mica capì. La forza di noi donne è quella che fa passare per vostri desideri quella che in realtà vuole di noi. Presto, parlare d'amore mi te fede l'ironia, fuori le poste e anche fuori te massime. Guarda che tra un po' il momento sarà qui la giornalista. E mi devo rinnovedere. Cosa ti deve fare? Signor, è una battuta. Oh!
parlerei proprio per te. Ma scusa, cosa c'entri tu? Somiglia, capì male, Alberto, il Bergman ha una specie di sospensione. Cosa? Dice che mi bisognerà di tornare più se tardi, quando sarà l'intervista, e ne metti d'accordo per l'orario. Ma scusa, perché devi tornare più tardi? Per fare una specie di azione di sleggerimento. Non usare politiche con me, sai, eh? Va bene, dice che mi sarà una specie di pausa, che ne sarà più se che roba che bene, e a mo' più se salterà fin quel problema. Ma perché ci sei più contenta, vero? Aspetta, se ci vedo un po' è finita. Ti senti la moglie straccato? Aspetta, guarda che posso solo dire grazie a lui se la moglie stamattina mi ha firmato un nuovo contratto. E lui? Sei che a lui cambi? Oh, adesso fai anche il geloso. Io sfrutto solo un pochino la sua amicizia, lo sai bene che non ci sarà mai niente di serio tra di noi. Scusa, bisogna vedere lui. Se è vero di te. Ma non fare papa. Io adesso che seguo delle lezioni e riuscirò ad andare a Roma, la faccenda si farà più semplice. Sarà ancora più facile, con tutti gli impegni che avrà. E tu dai finalmente che al mondo che sei un bene. Me l'hai risposata! Tu devi vedere! Sono stato speciale! Ma non voglio anch'io! Ecco perché faccio tutto questo! Devi solo portare un po' di pazienza! Ma me l'hai risposata! Però sta attenta, a tasmina pronte fa.